Insomma, direi che nel secondo tempo con l'Empoli la squadra, a mio avviso, aveva fatto molto bene, era rimasta scioccata da un inizio terribile. Dopo pochi minuti eravamo già sotto di 2-3 gol, dopo 12 credo, con l'Empoli, e andare a dare un giudizio tecnico-tattico in quella partita mi restava difficile, perché la testa ha molto influito sullo svolgimento della gara del primo tempo. Nel secondo tempo invece già con l'Empoli avevamo dato dei segni di ripresa. Oggi li abbiamo confermati su un campo difficile, non dimentichiamoci che il Venezia qui ha vinto con la Fiorentina, che è una delle candidate a fare un campionato di alta classifica, a mio avviso, per cui mi è piaciuto molto l'atteggiamento della squadra. Mi dispiace che nell'unica occasione del primo tempo siamo andati subito sotto, però non abbiamo perso la testa, abbiamo continuato a giocare, a provarci, abbiamo creato anche situazioni per poterla rimettere subito in equilibrio nel primo tempo, ma non ci siamo riusciti. Poi nel secondo tempo direi che non è successo quello che tutti speravamo, insomma l'abbiamo ribaltata. Buonasera mister, Dario Giordo per Radio Rai. Cosa ha fatto la differenza secondo lei? Ma guarda, intanto la differenza rispetto a cosa? Poi in assoluto per quanto riguarda la partita. Ma in assoluto, nella partita la differenza è che ce la siamo giocata, insomma, siamo venuti qui con un atteggiamento a mio avviso giusto, un atteggiamento, l'avevamo preparata in una certa maniera, sapevamo delle qualità del Venezia, che è una squadra che comunque palleggia. Abbiamo rivisto qualcosa rispetto all'ultima gara, che abbiamo fatto bene, abbiamo palleggiato tanto anche noi, abbiamo fraseggiato, siamo arrivati spesso al cross, abbiamo tirato tanto in porta, quindi direi che abbiamo fatto una partita che una squadra, se vuole venire in Serie A in Italia, se vuole portare via punti, deve fare così. Poi a volte l'episodio ti gira a favore, ti gira contro, però ecco, l'atteggiamento secondo me deve essere questo, così come appunto dicevo poc'anzi, l'atteggiamento con l'Empoli del secondo tempo è stato uguale, identico, spiccicato, perché noi nel secondo tempo con l'Empoli abbiamo fatto 2 gol, siamo riusciti a non rischiare quasi nulla. È vero che la partita era già incanalata su un certo tipo di risultato, però devo dire che anche con l'Empoli facciamo bene, quindi questo deve essere quello che oggi la Salernitana deve fare. Grazie. Mister, buonasera, ben trovato, complimenti innanzitutto. Grazie. Per la vittoria. Questo è un po' il campo del destino per la Salernitana nel 2019, afferrò qui la Serie B ai calci di rigore. Può essere, oltre che la serata della vittoria, anche la serata del destino. Questa squadra serviva una scintilla, una scossa per potersi ritrovare e per poter recuperare fiducia. Quindi le chiedo questo, se da un punto di vista anche emotivo, oltre che le giocate di Ribéry, sempre più sontuoso anche nella sofferenza, questa calcistica ovviamente, questa vittoria può essere la scintilla. E poi in ultimo, voi avete sbagliato un solo tempo su 2 partite, quello il primo con l'Empoli. Oggi nel primo la Salernitana aveva giocato bene, manovriera, però dava l'impressione di non essere incisiva, sufficientemente incisiva, a differenza del Venezia che riempiva la fascia sinistra e spostava bene il pallone. Quali sono stati a suo giudizio gli episodi determinanti che vi hanno permesso davvero di svoltare oggi? Troppe domande, non mi ricordo, parto dall'ultima, insomma. No, noi nel primo tempo abbiamo avuto anche un paio di situazioni per pareggiarla, secondo me la partita non concretizzata, c'è stato un colpo di testa di Djuric, il portiere ha fatto una grande parata. Cioè, non è che una squadra, non è che la Salernitana viene fuori casa e in A crei 10, 12, 13 occasioni a tempo. La forza deve essere quella che quelle occasioni che riesci a creare, poi devi cercare di capitalizzarle. Nel primo tempo non ci siamo riusciti per bravura del Venezia, in alcuni casi per nostra poca precisione, abbiamo avuto tante volte l'occasione di andare al tiro dal limite, non l'abbiamo sfruttata, cercavamo ancora di fraseggiare al limite dell'area, questo secondo me è una cosa che dobbiamo toglierci, al limite dell'area si tira, bisogna calciare, e quindi da questo punto di vista abbiamo fatto veramente molto bene. Appunto, come dicevi, ora abbiamo fatto 2 partite, tolta il primo tempo con l'Empoli, direi per il resto bene. Per quello che riguarda tutto il resto, io devo subito spegnere un po' poi gli entusiasmi, perché questa deve essere solo una piccola tappa, altrimenti se pensiamo ad aver risolto i problemi oggi saremmo tremendamente... Sono 3 punti di speranza, sicuramente. No, sono 3, no, non è che sono 3 punti di speranza, sono 3 punti che intanto accorciano fortemente la classifica, ora vedremo i risultati degli altri. Noi sappiamo qual è il nostro ruolo, sapremo quello che dovremo andare a fare, che ruolo dovremo recitare. Il nostro ruolo sarà quello di soffrire fino alla fine con un gruppo di squadre che sarà lì insieme a noi, e il nostro compito è rimanere là insieme alle altre e andarcela a giocare, perché credo che questa squadra, quando avrà recuperato tra le altre cose
tutti gli effettivi, perché non dimentichiamoci che noi siamo venuti qui a fare oggi questa vittoria in grande emergenza, abbiamo tantissimi giocatori fuori. Io devo fare un complimento a quelli che hanno fatto questa gara oggi, perché qualcuno ha giocato a mezzo servizio, ve lo posso garantire. A un certo punto non sapevo più chi cambiare, c'era Giombra, c'aveva un problemino, Obbi ce n'aveva uno, Ribéry aveva preso un colpo, Bonazzoli rientrava ma c'ha sempre questo problema sta caviglia, quindi i giocatori sono stati straordinari e mi dispiace di non averli tutti, perché avendo anche gli altri sicuramente avremmo avuto modo di avere più scelte. Sono contento per Schiavone che ha giocato e ha fatto gol, per cui speriamo che questo gli possa dare una mano. Insomma, noi abbiamo bisogno di tutti, però ecco, lo spirito deve essere questo. A proposito, mister, tanto buonasera, complimenti, ben trovato. A proposito di spirito e di testa, insomma, può essere questa una vittoria importante anche per riportare una certa serenità, perché dopo la settimana burrascosa, chiaramente post Spezia, che l'ha vista involontario protagonista, dopo quel primo tempo, insomma, si era creata anche un'aura di grande pesantezza, perché è chiaro che i giocatori ci sono sui social, sui telefonini, leggono anche il malumore dei tifosi. Quell'abbraccio sotto la curva può essere importante anche dal punto di vista della testa per una squadra che, come il Venezia, come tante altre squadre che lottano per non retrocedere, rispetto a tante altre, hanno forse qualcosa in meno e devono recuperare questo gap mentalmente? Se noi vogliamo raggiungere l'obiettivo, lo dobbiamo raggiungere, faremo l'impossibile per raggiungerlo, non possiamo prescindere dall'aiuto della nostra gente, perché noi, e non lo dico per fare tra virgolette ruffiano, noi da questo punto di vista abbiamo sicuramente qualcosa in più rispetto a tante altre squadre del nostro campionato, e questa è una risorsa che noi ci dobbiamo tenere bene stretta, perché potranno veramente darci una mano e a volte fare anche la differenza, perché la nostra gente sa fare la differenza da questo punto di vista, quindi dobbiamo tenerli il più possibile dalla nostra parte. Come? Con queste prestazioni, perché poi il tifoso della Salernitana, io ormai lo conosco, premia l'impegno, premia lo sforzo e ti sta sempre vicino se tu dimostri di essere attaccato alla maglia e di volertela sudare. Quindi per noi sono, ripeto, sono una risorsa imprescindibile, guai a non portarli dalla nostra parte. Solo un flash, recupera qualcuno per il Napoli? Non lo so ancora, ora vediamo. È difficile. Sul discorso dell'espulsione. Ma guardi, non entro in merito alle decisioni degli arbitri, né per quello che riguarda le nostre, né anche per quello che riguarda il discorso del Venezia. Però, come dicevo poc'anzi, ora io non lo so, non l'ho rivisto. Però credo che il margine d'errore oggi si sia molto 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 ridotto con il VAR. Per cui se Di Bello è tornato a vederlo e l'ha lasciato così, probabilmente c'è stato qualcosa. Però ripeto, non voglio sbilanciarmi, non voglio commentarlo, sono cose che probabilmente ha già commentato il Venezia e loro sono legittimati a farlo. Grazie a voi. Thank you.